Gaspari, sotto 2-0 nella serie, specialmente in gara 2 avete perso due set ai vantaggi, perdete anche il primo set di gara 3 ai vantaggi con il libero infortunato, e poi cosa è successo? 3-1. Ma poi la squadra anche oggi, come in gara 2, dicevo, ha giocato sempre. Difficile pensare che con questa tipologia di playoff si può avere un gioco lucido dall'inizio alla fine, un gioco perlomeno continuato. Ci sta l'errore, noi siamo stati bravi a rientrare dagli errori. E secondo me, guarda, io lo dico con molta onestà, sono 46 volte che sto in panchina con la squadra che gioca. E come ho avuto la sensazione sul 14-10 del quarto set, non mi è mai capitato, proprio convinto che avremmo portato a casa la partita sul 3-1, perché la squadra era presente, ci eravamo spenti in un momento, e ci sta, perché ci sono situazioni dove si fa fatica a tenere il ritmo alto, ma è stato così anche dall'altro lato, avete visto, no? Proprio un momento di break dove abbiamo pressato, loro sono calati, stessa cosa è successa a noi, quindi i playoff sono così. Ci aspetta una partita diversa, là ci aspetterà una partita diversa, saranno indemoniate e noi dobbiamo essere serene, tranquille, spensierate, non perché è una partita a perdere, sia ben chiaro, perché in questo momento dobbiamo girare quello che è la pressione di un match su cui noi sappiamo quello che dobbiamo fare, tutto l'anno che giochiamo ogni 3 giorni, però non dobbiamo pensare troppo, dobbiamo pensare all'ordine. Se si subisce un break, se si perde un set, io l'ho sempre detto, perdiamo un set, amen, è perso, si vince lo stesso a pallavolo, anche sotto di 2-0 si può vincere 3-2. Ti segnalo questa statistica, non so se te ne sei accorto durante la partita, primo set 10 punti di Sorokaite, secondo penso 7 di Miners, terzo il 100% di Belien e poi ha chiuso la partita Melandri con 2 punti, è stata proprio la vittoria della squadra questa. Eh sì, perché noi stiamo spostando l'equilibrio su un asse, in modo che loro spostano l'equilibrio contro il nostro asse, ma in quel momento bisogna ricambiare il gioco. Non è pensabile, per quello che è la struttura della nostra squadra, che un giocatore faccia 52 punti, anche perché contro questi qua, dopo un set, ti piazzano sti muretti leggeri di 2 metri, diventa difficile. Poi aumenta la fatica, aumenta la stanchezza, diventa anche ti può portare a essere nervoso. E qui la squadra deve fare questo, deve imparare, avere pazienza. Io alla fine del primo set, del secondo set, ho preso i centrali e ho detto tranquille, oggi è una partita dove voi dovete murare, farvi un mazzo tanto e non attaccare una palla. E una come Belien che attacca 15-20 palloni a partita non è semplice, invece è stata bravissima, lucida, ha battuto molto bene, poi quando è stato il momento la palla l'ha attaccata anche forte. Quindi quando la squadra fa con serenità le proprie cose, ci sta che perdi, perché ripeto, abbiamo analizzato gara 2, abbiamo perso per 4 palloni, la differenza sono stati 4 palloni in 3 set, oggi hai vinto per 4-5 palloni, ci sta, e dobbiamo essere furbi che quando c'hai quella palla lì la porti a casa tua, perché pesa parecchio. Quindi la vittoria di la squadra, io l'ho detto a tutti, sono veramente contento per loro perché hanno fatto un lavoro strepitoso e non era così scontato e semplice. Grazie. Ecco.